Alessandro Turchi, detto Orbetto, è un pittore che interrompe una linea veronese di appartenenza ai luoghi particolarmente radicata e va a cercare fortuna nel grande mondo, cioè a Roma. Roma, città di massima competizione e massima possibile fortuna per un pittore all'inizio, a metà del Seicento, a cui giungevano persone da tutto il mondo, tanto dal nord Europa quanto dalla Francia, quanto appunto dai territori del nord italiano. Il signor Orbetto, che così è chiamato per via del padre, Spadaro, che aveva perduto la vista e che egli accompagnava in giro per Verona, si trova quindi a passare dalla condizione di pittore domestico, colui che debba terminare le opere del maestro per Felice Pusa Sorci, a un pittore che sta nella grande competizione romana e per questo deve cercare un protettore. In primo luogo trova il Cardinal Dal Monte, che era stato protettore di Caravaggio, e che gli dà spazio notevole, tant'è che egli in tempi rapidi entra nell'Accademia di San Luca, massima associazione degli artisti a Roma, e poi ne diventa il capo assoluto per un tempo abbastanza lungo. Si comprende quindi come l'Orbetto diventi un valore dei tempi suoi, un artista meno legato alla lezione caravaggesca, più legato a un barocco secondo il sentire emiliano, più temperato tra Carracci e Guido Reni, il quale però seppe proporre un modello che piacque, tanto che le sue opere venivano richieste in Italia, in Francia, in Spagna, e che molto se ne cercava da parte dei collezionisti la presenza nelle loro collezioni. Tra i casi è famoso quello del Gran Principe Ferdinando di Toscana, il quale alla fine del Seicento cercava disperatamente, tramite il pittore suo che cercava opere di Niccolò Cassana, opere dell'Orbetto, senza il quale la sua collezione non si sarebbe potuta dire completa.